Museo Poldi Pezzoli a Milano è una casa museo nel cuore del centro storico, aperta nel 1881, seguendo le volontà del conte Gian Giacomo Poldi Pezzoli, che volle condividere con tutti la sua straordinaria collezione di capolavori. Nel 2019 la Fondazione Sacchetti ha voluto eseguire il restauro della Madonna con il Bambino di Andrea Mantegna, una delle opere del museo a cui il pubblico è particolarmente affezionato. Non c'è nessuna volontà di rappresentazione della Chiesa. Il pubblico si innamorò di questa immagine della Madonna Madre, di una giovane donna più che di una Madonna. L'intervento sul dipinto era delicatissimo, sia per la sua fragilità, sia per un restauro che la Madonna aveva subito nel 1863. In realtà quasi una ripittura sovrapposta all'originale, secondo il gusto accademico di fine Ottocento. La radiografia ci ha detto che c'era ancora tutto Mantegna e addirittura in alcuni punti il disegno di Mantegna direttamente sulla tela. Questa vernice che rendeva questa immagine così dolce, così cara al pubblico, sparisce, però appare il vero Mantegna. Grazie alle indagini e al restauro dell'opificio delle pietre dure di Firenze, si è scoperto che in origine la posizione delle braccia della Madonna era raccolta, il panneggio essenziale, e che Mantegna aveva utilizzato l'oro non su tutto l'abito, come aggiunto da Molteni, ma solo sulle ciglia e sugli occhi della Vergine. È riemersa anche una scritta, riferimento al Cantico dei Cantici. Insieme al disegno originale di Mantegna sono tornati i suoi colori freddi e opachi e i suoi punti di luce quasi espressionisti, che conferiscono alla scena un'atmosfera malinconica che prefigura il tragico destino di Cristo. Un risultato straordinario.